Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono da solo oggi, veramente in solitaria. C'è il mare di qui non si vede, ma rimane veramente a poche decine, cioè neanche 10 km in linea d'aria sicuramente. Bosco di castagni, molto vicino a casa, quindi vi faccio vedere cosa ho trovato subito. Un po' mollicchio. Però. Io cerco i porcini, ma purtroppo continuano a capitarmi questi. Belli, 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 però cerco i porcini. Eccolo qua, il primo porcino sotto un tronco. Muy bien. Vabbè, continuiamo a raccogliere questi, se ci sono questi. Che vuoi fare? Che vuoi fare? Però bello. Patatino. Carino. Oh, ci ho girato intorno 2 ore, a momenti me lo perdo. Comunque ancora sano. Fermo! E questo bel patatino. Oppopì, bebè. Simpatico. Ciao Magigio! Una scalata durissima. Vamos. Non sono più freschissimo. Finalmente degli aereos come si deve. Guardate. Non si potevano evitare di vedere. I miei fratellini. Aereus. Another one. Belli, sono bei funghi davvero, sani, questo secco, mamma mia. Che spettacolo. I patatoni. Patatoni. Mannacci quella, questo qua ce lo stavo lasciando. Cucù. Eccolo lì. Faceva capolino. Imponente sto nero. Oh, un po' marcio, peccato. Però la testa è bella sana. Va, una tripletta. Aereus, Aereus, molto bene. L'altro. Lì sotto c'è il terzo fratellone. Bisogna ammazzarsi, ma non, mamma mia, siamo nel ripido. Però se si trovano questi funghi qua.
un sentiero tracciato sicuramente moto o biciclette. Ho visto quale, queste qui, queste signorine qua. E poi alzando l'occhio, non è facile, ma non mi è sfuggito per fortuna. Aereus! Aereus! Ok. Patatino! Whippy! Mamma mia, mi sta riuscendo, mi sto spaccando le ginocchia. Però quando trovi dei funghetti così. Uffa. Mi sa che qui qualche capriolo è già è passato e ha fatto colazione. Infatti è già staccato. È già staccato e vecchiotto. Lo lasciamo lì. Speriamo che anche qui. C'è un altro qua. Patatino! Ti nascondi sotto la foglia, bello bello bello. Vediamo di non schiacciarne altro. Aia, questo è il castagno. E questo l'ho visto perché come sopra il capriolo l'ha staccato. Ma è già vecchio. Quindi ce lo lasciamo. Però quello di sopra è veramente. Inizio a essere stanco, va un pochino che cammino. Wow, molto piano, perché da sopra ho visto un disco volante, c'è un UFO in arrivo. Si vede? Si vede, si vede, si vede, si vede. Ciao Franco, come stai? Mareto! Sono stato allertato da questo che non so cosa sia, ma ce lo lasciamo. E perché? Uppa! Nascostissimo! Nascostissimo! Bel patatino! Il patatinone, lui l'ho appena trovato e alzando l'occhio, come sempre questi aereos sono sempre tutti insieme. Bello. Uppla, ne ho già visto un altro oltre a questo.
Questo qua sopra, tu stai fermo. Vediamo di non schiacciarne nessuno. Ecco lì. Marameo. Bello. Bello anche questo. Bel gambo, rischia. Sono un po' arrabbiato, perché volevo trovare dei rossi e ne ho visto solo uno marcio, come questo. Stai lì bello, ma non è lui che volevo raccogliere, ma questo qui molto ben nascosto. Ecco lì, passero fino. Ho detto strano, sono già finiti i dischi volanti. Eia, eia, eia. Eccolo qua. Non sei più tanto giovane, ma degno di nota. Bello. Un altro disco volante vecchiarone. Aia. Però il gambo è bello sodo. Fritto o secco, questo qua non è male. Ho visto lui e lo lasciamo lì a terminare la sua vita. Mi fermo e raccolgo questi. Coccodè. Micio micio bau bau. Basta che non mi cadano i ricci sulla testa. È ancora sul sentiero. Ho detto adesso basta, non ne raccolgo più. Ma che fai? Ce lo lasci? Adesso che fai? Che fai? Ce lo lasci? No. E voilà. Il raccolto di oggi. Siamo nel peso, signori. Non ho passato i 3 kg, quindi... A parte gli ovuli, che sono a parte. Volevo salutare Davide, il caro amico Davide, che l'ho incrociato mentre scendevo dal bosco. Lui saliva con sua moglie, ma mi sembra che sua moglie abbia mangiato di nuovo un'anguria intera. Auguroni Davide, a presto, fammi sapere come va oggi. Ciao, mi raccomando, il like.